Le ruspe sono un lavoro, non rimarrà nulla del portone di legno di questa villetta e del bunker di cemento sotterraneo a cui si accede attraversando questa botola. A Casa Pesena, nel Casertano, è terminata la latitanza, durata 16 anni, del boss di Casalesi, Michele Zagaria, soprannominato Capa Storta, il 7 dicembre del 2011. Qui il capo clan si è arreso allo Stato e ora il covo viene demolito. I vigili del fuoco tomberanno il bunker. Il capo di Casalesi, rappresentante dell'ala imprenditoriale del clan, si era nascosto dove era nato, contando anche sulla complicità di alcuni abitanti della zona. Un congegno elettrico permetteva di spostare il pavimento dal piano terra di questa villetta. Zagaria poteva accedere attraverso questa botola ad una stanza sotterranea. La villetta, di proprietà della famiglia Inquieto, è stata sequestrata subito dopo la sua cattura e acquisita al patrimonio del comune di Casa Pesena, che avrebbe voluto utilizzare questa struttura. Pensare ad un parco, quindi un luogo di serenità, un luogo dove ci si potrà intrattenere con i bambini o si potrà leggere, si potrà svolgere una vita serena. 30 anni fa questo non era possibile. Ma la costruzione è abusiva e quindi la decisione di abbatterla del tutto. Stamattina a Casa Pesena anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Quest'oggi il valore altamente simbolico, anche pedagogico, da tutti i punti di vista, perché viene data, come dire, visibilità a quella che è un'azione di recupero della legalità da parte dello Stato.